Allora, ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video sul mio canale YouTube. Allora, ragazzi, oggi proseguiamo, insomma, questa mia serie dedicata alle tier list. E dopo aver fatto molte tier list, diciamo, dedicate appunto agli argomenti più disperati, quindi ovviamente possiamo parlare ovviamente anche dei film, perché ho fatto delle tier list dedicate, ad esempio, alle saghe di Batman, alle saghe di Matrix e molte altre saghe cinematografiche. Poi recentemente ho fatto anche, diciamo, delle tier list dedicate appunto alle mie preferenze nei Grand Theft Auto, che è indubbiamente la mia serie video ludica preferita in assoluto, quindi ho fatto un video riguardante ovviamente quelli che sono a mio parere i migliori protagonisti della saga e quella appunto in cui valutavo complessivamente qual era il mio Grand Theft Auto della saga. Ma detto questo, oggi parliamo di altro, parliamo sempre di tier list, ma oggi parliamo di un'altra delle cose che indubbiamente mi hanno cresciuto e che mi resteranno sempre nel cuore. Parlo ovviamente di Dragon Ball. Dragon Ball che indubbiamente per me rimane il miglior anime di sempre, ma io penso che questa sia un'opinione condivisa da moltissima gente. Poi per carità, c'è anche gente che ama molto di più Naruto. C'è anche gente che per esempio ama alla follia One Piece. One Piece io sinceramente non ho mai capito il successo che ha avuto, ma probabilmente è anche un gusto mio che non ho mai gradito per esempio i pirati, non ho mai gradito storie del genere, quindi One Piece a me non mi è mai piaciuto sinceramente, parlando sempre di anime giapponesi. E la stessa cosa posso dire di Naruto, che diciamo mi aveva un pochetto preso all'inizio, però poi successivamente con il passare del tempo non mi ha più preso soprattutto, perché a mio parere la saga Shippuden è veramente orrenda. Comunque in ogni caso oggi parliamo appunto, come vi ho detto, di Dragon Ball. E oggi appunto ho deciso di fare una tier list in cui appunto io vado ad analizzare quelle che sono state, diciamo, secondo il mio gusto personale, quali sono a mio parere le, diciamo, le saghe migliori appunto di Dragon Ball. Quindi come potete vedere qua sul tier maker, che ovviamente consiglio a tutti quelli che vogliono appunto realizzare tier list dedicate appunto a quello che sostanzialmente vogliono, basta andare sul tier maker, scegliete la tier list sull'argomento che vi pare. Quindi, come vi ho detto, oggi appunto ci occupiamo di Dragon Ball. Dragon Ball che comunque è un cartone che continua ad andare avanti, un anime giapponese che continua ad avere successo tutt'oggi, nonostante sia molto vecchio, perché ovviamente quando parliamo di Dragon Ball parliamo anche di una cosa che fondamentalmente a livello di anime è arrivata nel 1989. Quindi è una cosa molto, che comunque che fondamentalmente sembra molto datata, ma che in verità gode di grandissima popolarità tutt'oggi, perché dopo la prima serie, dopo la serie Z, amatissima da tantissime persone, me compreso, me ci includo, perché veramente se devo scegliere ovviamente qual è la serie migliore in assoluto di Dragon Ball non posso che scegliere ovviamente la serie Z. E poi successivamente dopo la Z e dopo la GT successivamente diciamo che non è stato più considerato canonico GT dal momento che è arrivato Dragon Ball Super, che è stato considerato il seguito canonico di Dragon Ball Z. Quindi detto questo andiamo appunto ad analizzare quelle che a mio parere sono le migliori saghe di Dragon Ball. Qua ovviamente sono messe in ordine un po' sparso, ma fondamentalmente non è un problema, perché diciamo che più o meno ho ben tutte ben chiare, e ovviamente ho ben chiare quelli che sono appunto i miei gusti, quindi ovviamente qua ovviamente apro anche il dibattito, molti non saranno d'accordo con alcune delle scelte, però insomma molto si basa anche sul gusto, perché chiaramente poi Dragon Ball è una di quelle cose che sì, poi ovviamente ci sono oggettivamente anche le cose fatte bene, ma ovviamente dipende anche molto dal gusto. Per esempio io sono un grandissimo amante della prima serie, che però non piace a molti perché molti la considerano comunque bambinesca, imperfetta, immatura e priva di tutte quelle cose che comunque e poi diventerà il marchio di fabbrica di Dragon Ball. Ma per esempio la prima serie secondo me resta veramente inimitabile, certo non a livello della seconda, ma secondo me rimane la seconda serie di Dragon Ball dopo Z, perché comunque presentava tutte quelle caratteristiche che poi sono completamente scomparse, diciamo, dopo la saga di Freezer. Quindi quel senso dello humor, anche quel senso di semplicità nei combattimenti, che poi semplicemente dopo Freezer sono diventati semplicemente assurdi. E qui torniamo anche al discorso che a mio parere Dragon Ball si doveva concludere semplicemente dopo la saga di Freezer, semplicemente perché poi dopo, anche a livello di trama, non ha avuto più molto senso, perché sì, sono continuate, cioè è andata avanti anche in un modo, diciamo, abbastanza interessante, però il discorso che tutto, come molti sanno, appunto si poneva per essere concluso con la saga di Freezer, perché tutta la storia di base di Goku e dei suoi amici, quindi delle sfere del drago, della storia di Saiyan, come molti sanno, tutto partiva appunto dal discorso di Freezer. Quindi niente, detto questo appunto, quindi andando ad analizzare appunto le saghe, partiremo dal livello Z, che è il livello migliore, qua come vedete c'è il livello di Virus, c'è il livello superiore S, c'è il grande livello A, c'è il livello buono con B, C diciamo già siamo su un me, ma io questo qua diciamo lo posso già modificare per esempio in passabile, anzi lo vado a modificare in passabile perché ci vuole la categoria di mezzo, e quindi qua diciamo ci potrei mettere tranquillamente un passabile invece con me che invece posso andare a inserire, anzi non lo inserisco proprio. Poi dopo passabile c'è sta scadente, terribile, abissale. Ma io qua ci potrei mettere pure per esempio livello anche atroce, diciamo, anche se comunque nel caso di Dragon Ball non c'è niente a mio parere di atroce, forse c'è anche qualcosa di terribile secondo me in Super. E
e anche magari in GT, ma sicuramente non siamo mai a livelli veramente bassissimi, perché secondo me comunque quando parliamo di Dragon Ball parliamo sempre di qualcosa di alto livello, che comunque ai giorni d'oggi, perché io appunto non vi nascondo la mia delusione, che già c'era per esempio dopo GT, che comunque in ogni caso nonostante i suoi mille difetti avevo apprezzato, ma che si è molto amplificata in seguito alla, diciamo, all'uscita di Dragon Ball Super, che per molte cose io ho apprezzato, ma che per molte cose io continuo a disprezzare, come per esempio la nuova voce di Goku, che secondo me rispetto a quella dei Valorisi è semplicemente insopportabile, nonostante appunto diciamo, il buon lavoro che sta facendo il nuovo doppiatore di Goku, che però secondo me non è neanche lontanamente paragonabile a quella, appunto, alla storica voce di Paolo Torrisi. Potrei citare, per esempio, Io sono il guerriero più forte della galassia, che nonostante la rabbia combatte con un cuore sereno. Cioè, quelle sono frasi proprio di Torrisi, che appunto, che lui dà tutto quello spessore al personaggio, che l'ha reso assolutamente immortale, che sicuramente pesa molto la sua morte su quello che è diventato oggigiorno Dragon Ball. Ma detto questo, mi sono dilungato troppo. Andiamo con la prima saga che viene proposta, e quindi partiamo subito con la saga del 23° Tornato in Kakashi, dove appunto c'è la prima battaglia, diciamo, importante, seria, con un vero antagonista, anzi, diciamo, la seconda con un vero antagonista dopo Al Satan. Quindi quella che Goku combatterà contro Junior durante il 23° Tornato in Kakashi, e che secondo me rimane molto valida. Certo, ancora siamo lontani dai livelli incredibili che verranno raggiunti poi con l'inizio della serie Z, con l'arrivo dei Saiyan, con la scoperta delle origini di Goku, con l'incredibile battaglia sul pianeta Namek, che rappresenta sicuramente il punto più alto fino a raggiunta da Dragon Ball, ma parliamo comunque di una serie molto valida, cioè di una saga molto valida, che è quella appunto del 23° Tornato in Kakashi. C'è un grande livello come Junior, ci sono combattimenti comunque entusiasmanti come quello tra Goku e Tenzin, c'è ovviamente anche tutta la storia del Supremo, che si scopre poi appunto che Al Satan e quindi la sua reincarnazione Junior non sono altro appunto che la parte negativa che scissa con quello che poi è diventato in seguito il Supremo della Terra. Ed è una grande saga, a mio parere, sicuramente inferiore rispetto a quella dei Saiyan di Freezer, ma molto superiore sia a tutto quello che verrà pubblicato dopo la saga di Freezer, a mio parere, quindi la saga di Cell, la saga di Majin Buu, tutte quelle cose che poi verranno proposte in GT Insure, ma soprattutto è un enorme passo in avanti, un grande proseguimento del passo in avanti incredibile che Dragon Ball aveva compiuto già appunto con la saga del Satan, che aveva proposto a Dragon Ball per la prima volta un vero antagonista, che faceva appunto seguito a saghe che sicuramente io avevo trovato molto interessanti, come per esempio quella di Pilaf o quella dell'esercito del Fiocco Rosso, ma che chiaramente peccavano nella mancanza di un vero antagonista. Quindi sicuramente non siamo a un livello, diciamo, divino, però secondo me siamo su un grande livello quando parliamo della saga del 23° Tenkaichi. Secondo me io la metterei un pelino sotto a quella straordinaria della battaglia tra Goku e Al Satan, ma comunque siamo su un grande livello, quindi non esito a metterla qua. Poi successivamente abbiamo la saga dell'esercito del Fiocco Rosso, la seconda saga della prima serie, una saga che sicuramente ha anche molte cose positive, ma che presenta anche molti difetti. Cioè, per esempio, abbiamo, diciamo, con Goku che fondamentalmente affronta un esercito, quindi fondamentalmente affronta dei soldati, affronta degli ufficiali, che sono sicuramente molto interessanti. Ci sono personaggi interessanti come per esempio il generale Blue. Ci sono personaggi appunto che diventeranno memorabili, come ad esempio Balzar, c'è, cioè l'introduzione appunto di questi personaggi, c'è, cioè, Tai Pai, che secondo me è un personaggio che è stato sfruttato veramente poco nella serie, perché secondo me aveva molto da dire, anche per la storia, per esempio, del fatto che lui non è altro che il fratello minore di Gondor, il rivale del genio delle tartarughe, e quindi anche secondo maestro di Tenzin. Questa è anche una cosa che è stata poco sviluppata. È sicuramente una saga di gran lunga inferiore rispetto a quella di Al Satan, e a quella, diciamo, anche di Union, ma è comunque una saga secondo me molto valida. Molti non la sopportano, ma io la ritengo molto valida per alcuni personaggi, per determinate situazioni comiche che poi spariranno del tutto in Dragon Ball, anche a partire, secondo me, cioè sì, ci sono ancora per esempio nella saga di Al Satan, nella saga del 23° Tenkaichi, ma qua veramente secondo me è proprio nella saga del Red Ribbon che Dragon Ball è indubbiamente al top della sua comicità. Il lato più comico di Dragon Ball si vede indubbiamente nella saga dell'esercito del Frocco Rosso. Non siamo su un livello assolutamente scadente, ma secondo me non siamo nemmeno su un livello passabile. Lo metto su un livello buono, perché secondo me è una saga molto buona e molto sottovalutata rispetto a molte altre, a mio parere. Successivamente ci spostiamo molto avanti, perché qua appunto abbiamo la saga di Majin Buu, cioè, o meglio, l'introduzione di quella che sarà la saga di Majin Buu. Quindi parliamo ovviamente degli eventi che porteranno Goku e tutti i guerrieri Z a scontrarsi con il mago Babidi, che cercherà appunto di risvegliare il mostro che era stato risvegliato milioni di anni prima dal padre Bibidi.
Io ve lo dico subito, ragazzi, io non sono un grande fan della saga di Majin Buu, io ve l'ho detto mille volte, cioè l'ho sempre detto ai miei amici, a tutte le persone appunto che seguono Dragon Ball, che molte persone appunto che amano Dragon Ball lo hanno amato proprio della saga di Majin Buu, che invece secondo me è uno dei punti deboli indubbiamente della serie. Certo, parliamo ancora di una saga di alto livello, ci sono ancora cose di grandissimo livello, ma secondo me è una saga che fin dal principio comunque è sempre stata fatta coi piedi, perché per esempio c'era la storia del Mago Babidi, che era l'unico che poteva togliere il sigillo, poi successivamente questa storia sarebbe una grandissima stronzata, perché alla fine è venuta alla luce che Majin Buu si poteva risvegliare semplicemente assorbendo l'energia. E poi no, c'era anche la stronzata, ma perché Popovich e Yamu devono recuperare diciamo, tutta l'energia di Gonda dal Mago Babidi se poi la sfera di Majin Buu può assorbire energia senza che appunto quell'energia venga canalizzata nella sfera? È una di quelle tante cose che mi hanno fatto disprezzare profondamente questa saga, nonostante appunto sia indubbiamente una saga di livello, ma secondo me, che sicuramente peggiora anche andando avanti, anche per esempio con l'introduzione del nuovo Majin Buu, quindi Super Buu. Poi secondo me si riprende molto durante il periodo di Kaioshin, perché la guerra, diciamo la guerra, sì, la guerra. La battaglia finale tra Goku trasformato in Super Saiyan di terzo livello e Majin Buu nella sua forma originale, secondo me è molto entusiasmante, quindi secondo me, quindi io la valuto molto positivamente in questo caso. Ma è una saga che secondo me soffre molto rispetto alle altre, cioè io diciamo la metto ancora a livello buono, anche se ho molti dubbi, ma secondo me è una saga di gran lunga inferiore a quella di Azzatan, di Junior, ovviamente, e ovviamente non è manco lontanamente paragonabile a quella di Saiyan e quella di Frieza, e secondo me è inferiore anche a quella di Cell, perché comunque la saga di Cell, nonostante cominci a essere evidente che Dragon Ball comincia a diventare forzata, è comunque una saga che ho apprezzato molto di più rispetto a quella di Majin Buu. Poi successivamente, vabbè, abbiamo la prima saga in assoluto di Dragon Ball, con il primo antagonista che ci viene posto subito all'inizio della saga, quindi parlo ovviamente di Pilaf. E molti, ragazzi, molti. Io ve lo dico subito, ragazzi, io Dragon Ball l'ho apprezzato sin da subito, quindi, nonostante per esempio il personaggio di Pilaf sia sicuramente un personaggio estremamente comico, qua non parliamo di un vero antagonista, non parliamo di un rivale forte a livello di forza fisica che sta minacciando seriamente il mondo, parliamo semplicemente di uno stupido, di un buffone che è seguito da altri due stupidi come lui, cercano semplicemente di conquistare le sfere del drago e conquistare il mondo, ma che fondamentalmente non hanno manco mezza età, sono come mettere in atto i loro piani. Però nonostante questo io non posso che amare questa saga, perché dove comincia tutto fondamentalmente? Goku conosce Bulma, comincia la ricerca delle sfere del drago, vengono introdotti poi quei personaggi che saranno chiavi a livello di comicità di Dragon Ball, quindi ovviamente abbiamo il genio, abbiamo Oscar, abbiamo Yanko, che qui è ancora, diciamo, un ragazzo che ha una forte timidezza nei confronti delle donne. Poi questa cosa si perderà nei confronti nel corso della serie, ma non stiamo parlando di questo. Quindi la saga di Pilaf, molti mi uccideranno, ma io comunque, diciamo, ci ho lasciato un pezzo di cuore per una saga che secondo me è. Ecco, forse non la posso mettere su un grande livello, però la metto a livello buono, ma la metto davanti sia a quella. No, la metto davanti sia all'esercito del fuoco rosso, però qua devo far scendere quella là di Majin Buu, perché mi guardo con molto più piacere sia quella di Pilaf che quella dell'esercito del fuoco rosso rispetto a quella che è di conseguenza l'inizio della saga di Majin Buu, quindi l'introduzione del Mago Babidi, Darbula, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una saga, secondo me, ecco qua secondo me la prima stecca di Dragon Ball, la prima cosa negativa, c'è cioè la saga dei tornei delle quattro galassie, che secondo me è stata una cosa veramente forzata, non introdotta nel manga, è semplicemente una saga filler, nella quale Goku, dopo essersi sacrificato durante la battaglia contro Cell, semplicemente raggiunge l'aldilà, raggiunge Regalio, insieme raggiungono il pianeta del grande maestro Regalio, incontrano anche gli altri Regalio dei quattro punti cardinali dell'universo, però fondamentalmente si vede che è una saga fatta comunque a forza e secondo me anche in maniera abbastanza frettolosa, perché vengono organizzate in fretta e furia questo torneo, non vengono secondo me presentati, con l'eccezione di Vegwan e del terrestre Olibu, in maniera adeguata agli altri comunque personaggi con la quale si dovrebbe scontrare Goku. Comunque i combattimenti sono quasi nulli, a parte appunto quello tra Goku e lo stesso Vegwan, e non giustificano appunto una saga secondo me fatta veramente di fretta, cioè io non la metto a livello di ripeto, però secondo me è molto scadente, perché si poteva fare sicuramente di più nonostante sia una saga filler, ma è soprattutto un qualcosa che aggiunge veramente poco, perché poi fondamentalmente Goku si trova nell'aldilà, ci resterà per più di 7 anni. Quindi non è che fondamentalmente gli cambia qualcosa, fa quel torneo o non fa quel torneo. Poi si concluderà anche in maniera abbastanza controversa, quindi secondo me è una saga abbastanza dimenticabile. Forse l'unica vera stecca della seconda serie della grandissima Dragon Ball Z.
Poi, dopo la saga del torneo delle quattro galassie dell'aldilà, abbiamo una saga che probabilmente la saga più divisiva in assoluto, quindi parlo ovviamente della saga degli androidi. Perché? Perché è stata una saga sicuramente molto criticata da un certo punto di vista, perché comunque arrivava dopo la saga di Freezer, molti chiedevano a Toriyama di chiudere la serie. Lui stesso aveva intenzione di chiudere la serie dopo Freezer, però poi successivamente ha subito le pressioni dei cosiddetti, io li chiamo fan incontentabili, insomma è andato quindi a rimangare su qualcosa che era già successo prima, quindi ovviamente viene rimangata la storia dell'esercito del Fiocco Rosso e vengono introdotti gli androidi con la storia appunto del Dottor Gelo, quindi l'introduzione di Sapro 17-18, però nonostante questa è una saga secondo me molto valida, cioè molti la trovano valida e ha ragione, perché è vero che da un certo punto di vista si può sentire comunque già che c'è una forzatura nella costruzione ad esempio degli androidi, cioè che comunque non viene spiegata perché sti cacchio di androidi dovrebbero essere più forti del Super Saiyan, che era il guerriero abbastanza forte da annientare il guerriero più forte di tutta la galassia, quindi in questo caso parlo di Freezer. Però nonostante questo, a prescindere da questo, poi ovviamente i personaggi sono fatti bene, quindi ovviamente parlo di C-17, C-18, poi c'è ovviamente anche la storia che per certi versi è controversa del viaggio in tempo di Trunks, che poi successivamente va a creare delle nuove linee temporali, ma è proprio questo il bello di quella saga, il fatto appunto andarci insomma ha fatto tutti i viaggi mentali relativamente al fatto che vabbè il futuro è stato cambiato, ma in verità sono state create altre dimensioni. Poi successivamente questo verrà spiegato nel Dragon Ball Super con la comparsa dell'anello del tempo che indica appunto linee temporali alternative. Adesso non mi ricordo se era quello grigio o quello verde, poi verrà spiegato in Dragon Ball Super. È molto valida secondo me la prima parte di quella che poi diventerà la saga di Cell, quindi parlo ovviamente della saga degli androidi. Ed è una saga che io mi rivedo sempre con molto piacere, certo ovviamente non abbiamo l'epicità della saga di Freezer o la saga dei Saiyan, anche la storia comunque comincia a diventare forzata, ma ci sono molti elementi che secondo me la rendono di alto livello e quindi la metto indubbiamente in livello buono, anzi la metto proprio in grande livello perché secondo me è un'ottima saga ed è superiore comunque secondo me sia a quella di Pilaf che è la primissima che è quella dell'esercito del Fiocco Rosso, poi qua vabbè ragazzi, ma che vedevo di qua a livello divino non si discute minimamente. Certo, poi abbiamo il livello della. Abbiamo tutta la saga del pianeta Namek con il duello con Freeze, la squadra Ginyu, la ricerca delle sfere del drago. Quello deve andare tutto in divino, ma secondo me in divino c'è indubbiamente anche la battaglia contro Vegeta, perché la battaglia contro Vegeta. Cioè, ragazzi, arriva Vegeta. Arriva il mio personaggio preferito in assoluto di tutta la storia. C'è uno dei combattimenti più entusiasmanti mai visti in un anime. Probabilmente a livello dei combattimenti, secondo esclusivamente a quello appunto tra Goku e Freezer, poi appunto viene introdotto un personaggio incredibile come Vegeta. C'è la storia dell'origine appunto di Goku, c'è tutto là dentro. Ci sono dei combattimenti incredibili, ci sono delle scene emozionanti. C'è tutta l'essenza di Dragon Ball appunto c'è in questo momento, la saga di Saiyan e la saga di Freezer. Quindi per questo nonostante appunto magari io ritengo anche superiore appunto la battaglia sul pianeta Namek, non posso che mettere la battaglia contro i Saiyan, soprattutto quella contro Vegeta nel livello divino. Più alto possibile. Da qua ci dovrebbe essere anche la battaglia contro Radish, che poi sinceramente non ho capito questo qua, sinceramente che cacchio indica. Potrebbe indicare appunto la battaglia contro Radish, ma non ne sono per niente sicuro. Comunque in ogni caso non c'è un'altra cosa che va a indicare la battaglia contro i Saiyan, ovviamente quella di Vegeta, della saga di Saiyan non può che essere questa e non può che andare in divino. Poi c'è la saga di Super C-17 che secondo me è una delle cose più scadenti, io non la metto in terribile ma è veramente scadente. Anzi, no, mi dispiace ragazzi, ma la mente è terribile perché è una cosa veramente senza. Cioè, veramente, se c'è sta qualcosa che non supporto di Dragon Ball GT, è proprio la saga di Super C-17 perché è una saga che sostanzialmente non serve a niente. Se viene creata questa improbabile alleanza del Dottor Gelo e il recentemente scomparso il Dottor Mew, vanno a creare, diciamo, sta sorta di via di mezzo tra androide e macchina mutante, che è una delle cose veramente più non senso secondo me della storia di Dragon Ball, ma è sostanzialmente anche una saga che fondamentalmente a parte che è la saga più corta in assoluto di tutta la storia di Dragon Ball, non considerando chiaramente anche le saghe filler come Carlick Junior, ma qua parlo ovviamente diciamo di saghe che vabbè non parliamo del manga perché su Dragon Ball GT non è mai stato fatto un manga, ma è veramente una saga secondo me terribile perché è un personaggio terribile Super C-17, perché fondamentalmente è una saga che non aggiunge nulla. Certo, poi c'è anche secondo me la cosa del fatto che viene aperto il varco temporale tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, anche questa è una cosa che secondo me è stata fatta malissimo,
una cosa che è stata fatta coi piedi, poi successivamente questa cosa avrà ripresa anche, anzi era stata, cioè, che è una cosa che poi fondamentalmente viene ripresa anche noi, dal film di Dragon Ball, dove c'è la storia, per esempio, in cui Goku combatte contro Janemba e poi successivamente c'è la fusione con Vegeta. Anche in questo caso si crea appunto, diciamo, un varco temporale e tutti i morti riescono a tornare nel mondo dei vivi, tra cui anche lo stesso Freezer, ma in quel caso era stato gestito molto meglio. Invece in questo caso, con pochi episodi a disposizione, questa cosa del regno dei morti che si apre ed escono tutti i morti e entrano nel mondo dei vivi, secondo me è gestita malissimo, dal mio punto di vista. Poi vabbè, abbiamo ragazzi la saga di Baby, che è sicuramente la cosa più bella in assoluto di Dragon Ball GT, e io lo metto in... No, io la metto in... No, vabbè, va. La metto in grande livello, perché la saga di Baby secondo me è fatta veramente bene. Non siamo secondo me comunque su livelli altissimi, però insomma la strada di Tsufuru comunque ce l'ha, che è stata fatta secondo me benissimo. Anche il fatto appunto che Baby fondamentalmente è un parassita, quindi lui introduce delle uova e trasforma i terrestri in Tsufuru, quindi c'è la battaglia su quello che originalmente è sostanzialmente il pianeta di Tsufuru, quindi il pianeta Plante. Poi ovviamente quindi viene rimangata anche una storia che sostanzialmente era stata messa da parte, che per la prima volta, se non mi sbaglio, era stata citata da Regalia, lo stesso Goku nell'inizio, appunto durante il suo allenamento nell'aldilà, quando lui si stava preparando all'arrivo di Nappa e Vegeta sulla Terra. Lui gli racconta appunto la storia dei Saiyan, nella quale appunto i Saiyan arrivarono sul pianeta Plante, distrussero il Tsufuru e lo ribattezzarono Vegeta. Questa storia era stata messa da parte, ma successivamente viene ripresa, e viene ripresa bene, con un grande personaggio come Baby. Poi c'è anche tutta la cosa delle macchine mutanti, che secondo me... Sì, quella cosa magari non è stata fatta nel modo corretto, però tutto viene rimediato appunto dall'arrivo di Baby sulla Terra, dal fatto che lui schiavizza tutti. Poi c'è stata ovviamente una trasformazione della stramadonna in Super Saiyan 4, che secondo me è l'apice di tutte le trasformazioni di Goku ed è sicuramente la cosa più bella in assoluto di tutto Dragon Ball GT. Quindi la potrei anche mettere su un livello buono, perché comunque io gli preferisco comunque la battaglia, la saga del 20° tornato in calcio, però secondo me su un grande livello ci sta ancora. Poi ragazzi, restando sempre in ambito Dragon Ball GT, abbiamo comunque anche la saga, quella diciamo della ricerca delle sfere del drago. Queste molti l'hanno riputata orrenda, ma io sinceramente la metto a livello, vabbè, diciamo passabile, ma diciamo che sta tra un passabile e buono, però sinceramente non ho intenzione di creare un'altra categoria, ma comunque secondo me il livello comunque è passabile, tra il passabile e il buono, perché comunque ci sono ovviamente anche quei momenti secondo me un po' meh, tipo per esempio il pianeta del gigante, il pianeta di Zunama, ma anche il pianeta per esempio i Mechka, secondo me sono episodi abbastanza inutili, però secondo me c'è anche insomma quella parte che viene dedicata per esempio al pianeta Lud, dove non ci sono altro che le prime macchine mutanti, tra cui appunto anche lo stesso Lud, che non è altro che una macchina mutante che è stata creata dal Dottor Mew, che ha bisogno dell'energia di questa macchina mutante, che venga convogliata l'energia a questa macchina mutante per alimentare il risveglio di Baby, che poi si scoprirà che non è nient'altro che il suo creatore, e che appunto lo stesso Dottor Mew non era altro che la creatura di Baby, costruita dallo stesso Baby allo scopo di completarsi e di vendicarsi dei Saiyan. Poi ragazzi, qua abbiamo la fascia orrenda del generale Red, quindi questa non è altro appunto che la saga Red Ribbon, quindi la metto sempre a livello buono, tanto fondamentalmente è la stessa cosa. Poi abbiamo secondo me il punto più basso in assoluto, cioè, vabbè, non considerando ovviamente la parte filler del torneo dell'aldilà, però veramente la parte con Great Saiyaman, che poi non è altro che quella che ci porterà al 25° torneo Tenkaichi, come tutti sanno, poi, e quindi anche la saga di Majin Buu, ma è veramente, ci sono degli episodi che, cioè, vengono realizzati sostanzialmente 6 episodi, nella quale appunto si vede Gohan che fa il deficiente, cioè da personaggio incredibile che era da ragazzo coraggioso, pieno di sfumature, che aveva distrutto sé, si trasforma sostanzialmente in un deficiente, e purtroppo ci regala alcuni dei momenti più bassi in assoluto, anche a livello di comicità, che non è più comicità perché tutto il lato comico purtroppo si esaurisce a mio parere con l'inizio di Z, ma ovviamente c'è tutta l'epicità, e purtroppo viene proposta una comicità che a me sinceramente non mi fa ridere, mi fa piagna, perché secondo me veramente il personaggio di Gohan nei panni di Pre Saiyaman è una delle cose più terrificanti che abbia mai visto, e quindi qui ancora lo metto veramente anche a livello terribile, perché secondo me è veramente terribile. Poi molti non saranno d'accordo, molti avranno apprezzato l'inizio del rapporto tra Gohan e Videl, le difficoltà insomma dello stesso Gohan di rimanere in un ambiente appunto che sia appunto un ambiente che sia normale per gli esseri umani, ma sinceramente secondo me non ci siamo mai niente. È un livello secondo me molto scadente,
che secondo me è abbastanza evitabile, perché sinceramente realizzare 7 episodi soltanto sul tema di Great Saiyaman che deve conservare la sua identità per non farsi scoprire da una ragazza coraggiosa come Videlsus, io l'avrei fatto anche a meno sinceramente. Però adesso ragazzi, qua ci saranno soltanto le note positive, ci sarà anche qualche nota negativa da qui alla fine perché ce ne sono ancora molte da classificare. Però intanto vabbè, abbiamo il 22° Tenkaichi, che probabilmente a livello di combattimento è il mio preferito, perché c'è l'incredibile e strepitosa battaglia tra Tenzin e Gogo, che secondo me è la migliore di tutti i tornei di arti marziali, anche se poi la battaglia con Yuden al 23° Tenkaichi sarà anche più epica. Però secondo me la battaglia con Tenzin, tra Tenzin e Gogo, è veramente bellissima, anche per il finale che entrambi si schiantano, che lui vince per puro caso, poi riconosce che Gogo comunque è più forte di lui. Molto bello. Poi c'è anche il fatto appunto che lui decide di... che inizialmente non è altro appunto che un combattimento sleale, che non è altro che un combattente sleale che ha il soldo di Gondor, che è il rivale del genere delle tartarughe, però successivamente lui si trasformerà in un personaggio positivo. E anche questa secondo me è una cosa bella. Poi, infatti la cosa che secondo me più mancherà a Tenzin è l'evoluzione del suo personaggio, che qua appunto cominciava bene, che poi successivamente è stata mandata completamente all'aria, perché poi semplicemente il personaggio non è stato più sviluppato. È stato sostanzialmente anche messo da parte, il che è un peccato, perché anche per il fatto che comunque Tenzin, che molti pensano che sia terrestre, ma in verità lui non è altro che un discendente di una razza a tre occhi. Certo, magari non sarebbe stato il caso di sviluppare una storia del genere, però secondo me non è stato sviluppato molto Tenzin, ma nonostante questo io lo metto su un buon livello, perché secondo me è molto buona la battaglia del 22° Tenkaichi. Non siamo ancora ai livelli incredibili che verranno raggiunti dopo, ma comunque ci siamo. Qua ci siamo ragazzi, anche a una delle cose, a una delle note secondo me più controverse, almeno dal mio punto di vista, perché qua parliamo dell'ultima, non considerando Dragon Ball Heroes, perché io mi sono fermato semplicemente a Dragon Ball Super, quindi parliamo dell'ultima saga che almeno dal mio punto di vista, cioè, che io stesso ho visto, quindi parliamo ovviamente del Torneo del Potere. Io parto subito con una premessa ragazzi, secondo me Zeno è la cosa più patetica, cioè veramente, ma tu devi fare... Tu devi realizzare come personaggio un dio degli dèi per realizzare insomma un personaggio del genere. Cioè, molti saranno d'accordo perché dicono comunque, vabbè, ma comunque Toriyama, perché lui ha sempre detto che i personaggi più piccoli poi alla fine sono quelli più forti. Poi sicuramente anche Zeno poi il suo fascino, il fatto che lui può cancellare qualsiasi cosa nello stesso momento, ma il personaggio è veramente stupido. Cioè, per carità, un personaggio può anche essere enigmatico, misterioso, ma a questo punto quindi... Io ho fatto a lungo tifo per il grande sacerdote, il Daishin Kan, che in verità che Zeno non sia nient'altro che un pupazzo controllato dal grande sacerdote, che in verità è il padre di tutti gli angeli, quindi padre di Whis, di Vados e di tutti gli altri angeli, quindi non sia nient'altro che lui il dio degli dèi, quindi che Zeno non sia nient'altro che un fantoccio che lui controlla. Poi ovviamente verrà mostrato che non è così, ma è niente, quindi sostanzialmente rimaniamo con un personaggio veramente, secondo me, fortemente criticabile. Poi detto questo, ragazzi, il Torneo del Potere, cioè abbiamo un grandissimo combattimento contro Jiren, di Goku contro Jiren. Abbiamo anche dei momenti abbastanza, insomma, memorabili, come ad esempio c'è stata la battaglia veramente bella, secondo me, tra Goku e le due Saiyan del sesto universo, che poi si fonderanno, formeranno Kefla. Quello sarà uno dei primi momenti nel quale appunto Goku sveglierà l'ultra istinto. Però secondo me ci sono anche dei momenti abbastanza dimenticabili. Nonostante il Torneo del Potere è una delle cose che comunque... Nonostante i mille difetti di Super, ho più apprezzato appunto, diciamo, di questa serie, che è Dragon Ball Super, quindi la metto a livello buono. Perché nonostante abbia molti difetti, comunque secondo me è su un buon livello. Questa, ragazzi, mi dispiace, a me non riesco veramente a capire cos'è, poi magari forse voi mi illuminate. Vabbè, detto questo, andiamo avanti. Poi adesso abbiamo la battaglia che non è altro che la prima saga di Dragon Ball Super tra Goku e Beerus. Va a introdurre il Signore della Distruzione. C'è tutta la tiritella della nascita del Super Saiyan God. Certo, ovviamente comincia con uno che veramente comincia a vedere Dragon Ball Super, già si è visto la battaglia degli dèi, la risoluzione di F, e dice: ma possibile che un personaggio così epico come Goku deve essere stato rovinato in questo modo? Anche perché io ve lo dico chiaramente, ragazzi, il Goku di Dragon Ball Super è un personaggio di una stupidità, ma di una stupidità allucinante. Perché magari quando parliamo del Goku di prima parliamo di un personaggio immaturo, ma parliamo di un personaggio comunque responsabile, responsabilità che secondo me si avverta veramente poco in Super. Proprio perché, e secondo me anche la voce del doppiatore, di quello che poi è diventato il nuovo doppiatore di Goku dopo la morte di Torrisi, secondo me ha influito molto.
sulla caratterizzazione di Goku, che secondo me qua in Super è veramente un personaggio, ma neanche lontanamente paragonabile a livello di caratterizzazione rispetto a quello epico, incredibile della prima serie di Z, e anche di GT volendo. Cioè, nonostante la battaglia contro Beerus è molto interessante, io comunque la metto a livello buono. Nessuna saga, secondo me, di Super può andare oltre il livello buono, e ci sono delle cose veramente che secondo me stanno tranquillamente anche in terribile. Però, ciò nonostante, comunque le cose positive ci sono. Ecco, adesso volendo concludere tutta la parte di Super, ecco, per esempio c'è stata la seconda battaglia contro Freezer. Io la metto impassabile, ma ho i miei dubbi. C'è anche sta cosa che, per esempio, Goku e Vegeta, che non si capisce perché anche Vegeta riesca a trasformarsi in Super Saiyan God e quindi raggiungere il livello di Super Saiyan del Saiyan God, quindi il Super Saiyan Blu, nonostante appunto era stato mostrato prima appunto che il Saiyan God poteva essere risvegliato unicamente con lo spirito di 5 guerrieri Saiyan che lo configurano un sesto guerriero Saiyan. Invece lui ci riesce ad arrivare così e poi raggiunge anche subito il livello di Super Saiyan. Poi anche quest'idea appunto di rendere Freezer dorato, di creare questo esercito con questi personaggi, Sorbet, Tacoma. Certo, chiaramente ci sono anche le cose positive. Per esempio la battaglia, che comunque fondamentalmente, cioè, non è manco lontanamente paragonabile ai livelli incredibili di Namek, ma comunque non è manco brutta. No, ragazzi, qua devo scendere un po', qua devo mettere. No, vabbè, io lo lascio impassabile, ma ho molti miei dubbi. Poi, proseguendo con Super, giusto per concludere, appunto, quella che è una saga, vabbè, questa io non la considero nemmeno. Sta cosa che Goku e Vegeta vanno nello spazio. C'è sta quella specie di sostanza che pratica si impossessa dei corpi e nasce la sostanza gelatinosa. Qua veramente siamo a un livello terrificante, secondo me, ragazzi. Terrificante. Poi abbiamo la saga del torneo, appunto, tra il sesto e il settimo universo, che fondamentalmente non aggiunge molto. Certo, introduce personaggi secondo me interessanti come lo stesso Hit. Però ci sono anche poi, per esempio, c'è Frost. Che io sinceramente non ho mai capito il senso di questo personaggio, veramente la brutta copia di Freezer. Poi vabbè, i combattimenti, cioè, per la fine non sono manco tanto entusiasmanti, secondo, a mio parere sono di Dragon Ball Super, sono meno efficaci. Io la posso mettere anche questa in un passabile, 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 vabbè, passabile. E infine abbiamo quella che secondo me è la saga più brutta in assoluto di tutta Dragon Ball Super, cioè, o meglio, il livello di bruttezza di questo non lo raggiungeremo mai, questo lo metto anche in atroce, perché è veramente atroce, atroce. Però secondo me la saga appunto di Black a me non mi ha mai convinto sin dal principio. Cioè, perché appunto viene ricalcato sostanzialmente anche tutta la cosa del viaggio del tempo, poi viene introdotta sta cosa che gli Kaioshin possono viaggiare nel tempo, c'è sta cosa. Però ragazzi, non mi è piaciuta, mi dispiace. Ci sono delle cose positive, c'è anche per esempio il fatto che loro appunto Black e Zamasu hanno creato un futuro nella quale hanno distrutto tutti gli dèi e quindi lui è diventato immortale. Poi viene creata appunto la fusione Zamasu, però sinceramente anche questa versione Goku Neva, sinceramente non l'ho mai gradita, e poi soprattutto non gradisco assolutamente che poi la saga venga conclusa semplicemente perché arriva il re degli dei, Zeno, vede appunto Zamasu infinito, lo vede come una minaccia, fraintende completamente la richiesta di Goku di eliminarlo e distrugge tutta la dimensione di Trunks, tutto il multiuniverso della dimensione di Trunks, secondo me scadente. Certo, ovviamente a livelli di questo non ci arriveremo mai, però come molte cose comunque andranno con Super, non mi ha convinto, ma questa mi ha convinto secondo me anche di meno rispetto soprattutto a quella tra Goku contro Freezer, Golden Freezer e quella diciamo del sesto e del settimo universo e di tutte le altre saghe, secondo me tra tutte le saghe di Dragon Ball Super è quella meno riuscita, quella più contorta, quella che fondamentalmente nonostante ci fosse molto potenziale, secondo me non è stata sfruttata nel modo giusto per certi versi. Poi ragazzi, per quanto riguarda Super, dovrei aver detto tutto, abbiamo completato tutto, sì, su Super ho detto tutto perché non ci sono altre saghe. Quindi io direi di passare subito a quelle di Dragon Ball. Prima sera abbiamo la saga di Baba, che è sicuramente di passaggio, però io fondamentalmente nei personaggi ho apprezzato molto perché la mummia, Devil, ma poi soprattutto c'è l'introduzione appunto del nonno di Goku, scusate, quindi parliamo ovviamente del nonno adottivo di Goku, Sean Gohan. Quindi qui io la metto a livello passabile, perché secondo me comunque è passabile. Niente di eccezionale, niente di memorabile, ma secondo me molto molto guardabile. Certo, magari non, se te la vedi più di una volta ti potrebbe anche un po' rompere le palle, specialmente con tutta la meraviglia che può offrire la Dragon Ball da quel momento in poi. Però comunque, secondo me siamo su un ottimo livello. Poi restando chiaramente alla prima serie, ovviamente non posso che mettere sul livello. Vabbè,
Poi qua, se non mi sbaglio, abbiamo, ecco, questo per esempio dovrebbe essere sempre la prima serie, qua parliamo del 21esimo Tenkaichi. Ecco, il 21esimo Tenkaichi sicuramente è meno riuscito dei tre tornei che si svolgono durante la prima saga, però secondo me è abbastanza valido, quindi io lo metto in buono, perché secondo me non è male. Perché comunque abbiamo la battaglia tra Gogo e Jackie Chan, quindi il genio, quindi abbiamo anche una serie di situazioni, come per esempio quando il genio cerca di corteggiare quella là, Samantha. C'aveva il suo perché Dragon Ball, anche nonostante tutte le incertezze, tutte le imperfezioni che comunque c'erano all'inizio, che poi verranno corrette successivamente da Toriyama, da tutti gli altri che contribuiranno a rendere Dragon Ball immortale. Della prima serie, ovviamente, l'unica cosa che è rimasta, ovviamente, non può che rimanere quella meraviglia che è la saga del Dazza Dan, che io la metto su un livello superiore, perché diciamo che se poi non ci fossero mai stato, se non ci fosse mai stato Dragon Ball Z, non ci fosse mai stata la cosa dei Saiyan, la battaglia contro Freeza sul pianeta Namek e tutto il resto, secondo me sarebbe stata la migliore in assoluto, perché è una saga epica. Innanzitutto perché c'è il primo vero antagonista di Goku, il primo vero antagonista credibile, cazzo. Quindi abbiamo Alzatan, abbiamo un antagonista veramente malvagio, con intenzioni vere di conquistare il mondo, e poi per un breve periodo ci riuscirà anche. Poi ci sono ovviamente quelle, ci sono le prime vere emozioni, i primi veri momenti nella quale anche lo stesso Dragon Ball ti comincia anche a far piangere, perché poi successivamente il concetto della morte sparirà completamente in Dragon, perché dicono vabbè, tanto ci stanno le spere del drago, ma chiunque secondo me avrà pianto la prima volta che avrà visto Goku distrutto a vedere il suo migliore amico ucciso. Anzi, in quel caso non viene detto ucciso, dice proprio l'hanno assassinato. Cioè, ti fanno pensare appunto come Dragon Ball in quel momento fosse comunque incredibilmente umano, dove appunto la morte non veniva data per scontata e veniva vissuta come una tragedia, cosa che poi non ci sarà successivamente, perché dice vabbè, c'è stata la spera del drago, ma non era così in quel momento di Dragon Ball. Era una delle cose che ha reso incredibile questa saga. Poi ovviamente c'è il personaggio incredibile del Satan, cioè la storia di come appunto lui terrorizzò la Terra prima di essere sconfitto dal maestro del genio delle tartarughe, e tanta roba. Poi ovviamente c'è la battaglia finale col pugno del drago che uccide Satan, e quello è una delle scene più belle in assoluto di tutta la storia di Dragon Ball, a mio parere. E questo appunto va a concludere la prima serie. E a questo punto non ci resta che la seconda serie, che non ci resta che concludere in bellezza con Z. Purtroppo, ragazzi, io vi chiedo scusa, ma non riesco assolutamente a capire cosa sia questa. Poi forse magari andando per scusone ci posso pure arrivare. Abbiamo la saga di Garlic Junior, che secondo me è passabile, dimenticabile per certi versi. Anche Garlic Junior non è che mi abbiate mai detto qualcosa. Però, insomma, è una cosa che comunque mi riesco ancora a guardare con piacere, anche se comunque non è memorabile, secondo me. Poi abbiamo, qua mi sono scordato di Dragon Ball la prima serie, qua c'è, vabbè, il generale Blu, che la metto sullo stesso livello, dai, comunque siamo su un buon livello, anche perché secondo me il generale Blu è una delle cose più belle che siano mai state fatte intorno alla saga dell'esercito del Fiocco Rosso. E poi ci possiamo spostare a questo punto definitivamente sulla prima serie, anche se qua abbiamo per esempio anche la parte dei GT, che però dirò per ultima. Quindi abbiamo ovviamente, come io direi, cominciando in assoluto con la meraviglia, quindi ovviamente tutta la saga che riguarda il pianeta Namek, il duello di Freezer, ragazzi, io ve lo dico, qua va su un livello divino, ma anche davanti alla saga dei Saiyan. Abbiamo intanto, innanzitutto, se non mi sbaglio, l'arrivo di Krillin e Gohan e di Bulma sul pianeta Namek, quindi c'è la battaglia delle sfere del drago, arriva Vegeta, c'è l'esercito di Freezer che sta sterminando i bambini namekiani. Poi abbiamo la saga, secondo me, della squadra Ginyu, che forse tra le tre è quella meno riuscita, ma semplicemente per il modo in cui alla fine viene trattata la squadra Ginyu, ma che comunque è validissima, perché appunto abbiamo personaggi come Recom, che sono secondo me veramente grandiosi, personaggi particolari come Culto, che hanno poteri psichici, quindi personaggi insomma che hanno la loro particolarità, personaggi come lo stesso Ginyu, che può appunto impossessarsi dei corpi. Poi appunto diciamo è anche un po' interlocutore rispetto alla meraviglia della prima parte della ricerca delle sfere, e ovviamente l'apoteosi del duello contro Freezer, però nonostante questo è molto valida. E poi ovviamente abbiamo l'apoteosi delle apoteosi, e ovviamente questo va qua. Senza se, senza ma, il duello finale tra Goku e Freezer, la vendetta dei Saiyan, la trasformazione di Goku nel generale Super Saiyan. Non dico altro, ragazzi. Quello è l'apice dell'apice di tutta la storia, non solo di Dragon Ball, ma di tutti i manga mai fatti. Perché secondo me l'apice che viene raggiunto durante la saga, durante la battaglia tra Goku e Freezer, con tutti i colpi di scena, la morte di Vegeta, la trasformazione in Super Saiyan, Freezer che si trasforma in tutti i modi. È una cosa che mi potrei vedere anche 100 volte al giorno, non mi stancherebbe, come mi stancherebbe, come mi stancherebbe per esempio andare a vedere per esempio anche 5 minuti di sta merda qua,
Perché qua veramente abbiamo l'apoteosi, abbiamo veramente il cartone di Dio. Qua purtroppo abbiamo un cartone per bimbi minchia. Mi dispiace ragazzi, ma veramente quella, sta cosa delle de Vegeta che diventa un chewing gum è veramente una cosa insopportabile per quanto mi riguarda. Poi successivamente la saga va avanti dopo Freezer, quindi abbiamo altre, anche le altre saghe che sono messe qua sotto. C'abbiamo quella delle battaglie tra Gohan e Cell che secondo me è di un livello altissimo. Qua siamo su un livello altissimo, nonostante io appunto non abbia mai amato particolarmente la saga di Cell, comunque abbiamo Gohan che diventa Super Saiyan secondo livello, si trasforma a vedere il povero C16 distrutto da Cell, poi c'è veramente lo scontro tra lui e Cell, nella quale lui riesce a trionfare con l'aiuto di Goku. Qua siamo su un livello superiore, ragazzi. Molto superiore a quella degli androidi, ma superiore secondo me a questo punto anche a quella, alla battaglia, diciamo, tra Goku e Junior durante il 23° torneo di arti marziali. Successivamente Dragon Ball lo possiamo concludere anche col 25° torneo Tenkaichi, che io lo metto impassabile, il punto più debole secondo me di... Cioè non siamo a livello terribile, terribile, vabbè qua la posso mettere anche scadente, va, ho cambiato idea, perché comunque è superiore rispetto a quella merda della saga di Super C17, ma comunque molto scadente la parte quella di Red Saiyan, secondo me. È sicuramente superiore quella là del 25° torneo Tenkaichi, tutta la storia con Scopo Picceiamu, il mistero dei Kaioshin, che proprio successivamente verrà molto ridimensionato rispetto a come veniva presentato, però comunque siamo su un livello passabile. Poi c'è la prima parte della saga con il Majin Buu Ciccione, che fondamentalmente è quella, secondo me, superiore rispetto a quella con Super Buu, dove c'è la battaglia con Gotenks, Gohan, che fondamentalmente a me fa sempre rotto i coglioni. Però secondo me è comunque leggermente inferiore rispetto alla battaglia tra Goku e Kid Buu alla fine. Comunque qua viene considerato come stato di Majin Buu, soltanto viene considerato tutto con questa qua. Io comunque la metto su un livello buono, perché comunque siamo comunque su un livello buono. Anche se non a livello che poi verrà raggiunto, che poi comunque verrà raggiunto in maniera incredibile con... che era stato raggiunto in maniera incredibile con la saga di Saiyan e con la saga di Freezer. Quindi per concludere Dragon Ball, tutto si conclude con la battaglia del 28° torneo Tenkaichi, se non mi sbaglio, dove si conclude, diciamo, per la prima volta Dragon Ball Z, che poi successivamente tutto verrà portato in Dragon Ball GT, perché questo si svolgerà 10 anni dopo la sconfitta di Majin Buu cattivo. C'è l'incontro a Goku e Ub, poi successivamente Goku decide di andare appunto ad allenarsi insieme ad Ub, sparirà per altri diversi anni, per altri anni scusate, e successivamente comincia Dragon Ball GT, poi questo filone non verrà più considerato canonico per il fatto che lo stesso Dragon Ball GT attualmente non è più canonico perché viene considerato come canonico Super. Io l'ho sempre trovato scadente, ragazzi, mi dispiace ma non posso metterlo qua, non mi ha mai appassionato. E poi concludiamo alla grande con quello che secondo me rappresenta forse il punto più alto no, perché secondo me il punto più alto di Dragon Ball GT rimane sempre la battaglia contro Baby, la storia di Yotsuburo, il personaggio di Baby in sé, la trasformazione in Super Saiyan 4, però sinceramente per quanto la saga dei draghi malvagi io non l'abbia mai apprezzata del tutto, perché molti draghi sono palesemente dei deficienti, comunque c'è la grandissima battaglia contro gli Shernon, c'è sta appunto la trasformazione dei Gogeta in Super Saiyan 4 e di quarto livello, c'è la redenzione di Su Shernon, è una cosa che è stata sempre molto sottovalutata, ma che ho trovato sempre di alto livello, quindi io la voglio mettere anche in, ma io la metto in grande livello, secondo me in grande livello c'è stata tutta, nonostante secondo me sia comunque inferiore rispetto alla saga di Baby. Quindi niente ragazzi, l'unica cosa che lascerò sarà questa, perché purtroppo non riesco a capire che cacchio sia, ma magari ditemelo nei commenti, perché fatemi sapere ovviamente che ne pensate. Comunque detto questo, si conclude questa mia tier list dedicata alle saghe di Dragon Ball, anche in questo caso sicuramente il video sarà molto lungo. Ma come si fa, ragazzi? Io comunque voglio essere sempre molto esaustivo. Comunque non ho parlato nel dettaglio in modo accurato di quella che è stata secondo me Dragon Ball. Quindi spero che io non vi abbia annoiato e che appunto il mio racconto, diciamo, relativo alle saghe, dal mio punto di vista, appunto, non vi abbia appunto appassionato, che non vi abbia annoiato eccessivamente, perché appunto mi rendo conto che i miei video sono molto lunghi, ma diciamo che per essere appunto il più esaustivo possibile, cerco appunto di farlo, cerco di fare dei video lunghi, anche se effettivamente potrei essere anche un po' più sintetico, diciamo. Quindi niente, ragazzi, detto questo, si conclude questo video dedicato alla tier list sulle saghe di Dragon Ball. Spero che il video vi sia piaciuto. Commentatemi sempre numerosi, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Voi fatemi sapere sempre che ne pensate. E vi ricordo di attivare anche appunto il campanellino che vi dà ovviamente la notifica su quando appunto io caricherò un nuovo video oppure quando farò una diretta. Quindi niente, ragazzi, spero che abbiate apprezzato e alla prossima. Ciao ragazzi, un saluto.